Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Eccoci qua, Pilates delle 11 Evolution. Come state? Abbiamo ancora 5 minuti per ricominciare, vediamo un po' quanti siamo. Piano piano aspettiamo un po' di connessioni. Come state? Ok, ci sono un po' di... cominciano le connessioni. Poi via via fatemi anche sapere se riuscite a sentire l'audio, ok? Se vedete bene, ok? Ogni tanto mi avvicinerò, guarderò i vostri commenti. Ok, allora, quello che riguarda stamani faremo una lezione un po' più complessa rispetto a quella di sabato, quindi con più esercizi e molto più basata sul flow, quindi sul flusso di movimenti. Congiungeranno via via un esercizio con l'altro, cercando di correlare sia l'aspetto della forza che della mobilità, quindi più in ottica Pilates un po' a 360 gradi. Ok? Via via vi vedo che vi state connettendo. Ok? Facendo un recap di quelle sono le lezioni di oggi, il palinsesto di oggi, adesso alle 11 con me Pilates, alle 18 il Evo Circuit con Orazio, quindi strong. Ok? Quello ci serve oggi nella maniera più semplice per approcciare il Pilates è un tappetino, un asciugamano eventualmente un po' d'acqua da bere ogni tanto, niente altro, ok? Senza scarpe ovviamente, calzini o piedi nudi, quello decidetelo voi. Vi farò via via poi un breakdown, quindi spezzetterò via via gli esercizi e poi li metteremo insieme per creare alla fine una sequenza unica, ok? Che faremo dall'inizio alla fine. Alla fine della lezione senza recupero, ok? Un esercizio dopo l'altro. Cercherete ognuno di voi di fruire delle modifiche che riguardano gli esercizi in relazione al vostro, diciamo, alla vostra condizione, la vostra confidenza con la disciplina, ok? Abbiamo ancora 4 minuti. Bellissima giornata oggi, se avete modo di avere un po' di luce naturale, fatelo. Allora, quindi ricapitolando, un po' più impostato al flow stamani, ok? Quindi mettendo insieme tutti gli esercizi, uno dietro l'altro, difficoltà variabile tra un esercizio e l'altro, ok? Sentitevi anche di modificare un esercizio piuttosto che un altro in relazione, ripeto ancora, a quello che è il vostro stato di, la propria condizione. Come vi sentite a quest'ora, magari a volte alle 11 del mattino ancora non tutti sono dal punto di vista prestazionale al massimo. È vero anche un po' questi giorni con i ritmi un pochino più alterati potremmo anche rispondere diversamente dal solito, però nessun problema, ok? L'importante è seguire anche la propria, quella che è la propria condizione e assecondarla. Ok? Voi tappetino, mi raccomando, qui non lo vedete, vi faccio direttamente a terra. Per voi il tappetino serve, ok? Allora, tra un paio di minuti cominciamo. Il riscaldamento, il warm up lo facciamo in piedi, poi veniamo via via giù e cominceremo via via i blocchi di esercizi, poi metteremo insieme creando un'unica sequenza che faremo insieme alla fine, dal primo esercizio all'ultimo, senza recupero, ok? E via vi vedo connessi. L'audio lo sentite bene? Sembra di sì, nessuno mi sta dicendo di alzare o di modificare. Quindi dovremmo esserci. Ok? Spero siate tutti bene. Io direi che possiamo cominciare, sono le 11, perché si fosse connesso da pochi secondi, pochi istanti, cominciamo la lezione di Pilates, Pilates Flow, qui io vi faccio vedere degli esercizi, via via li facciamo, poi via via mettiamo insieme un po' le sequenze tipo un patchwork, poi alla fine
mettiamo tutto insieme, tutto quello che avremo fatto, a cominciare da ora più o meno, per fare un'unica sequenza che ci porterà poi al defaticamento finale. Ok? Vi ricordo ancora una volta, Pilates adesso con me e alle 18 oggi, Evo Circuit, strong and challenging con grande orazione. Pronti ragazzi? Io direi che ci siamo. Venite in piedi. Allora, piccola puntualizzazione, ogni tanto anche per esigenze di visibilità lo faccio questo monitor. Se io magari sono in ginocchio, però ti dico di stare in piedi e fare movimenti, tu stai in piedi, ok? Così a questa distanza mi vedi meglio. Okay? Io ogni tanto lo ricordo, ti dico tu stai in piedi, faccio vedere il movimento, tu stai in piedi anche se io sono in ginocchio, ok? Tutti in piedi. Inspiro dal naso, espiro dalla bocca, sollevo le spalle e abbasso le spalle. Prendo aria, fuori aria. Fluido, prendo aria, fuori aria. Ancora, inspiro, espiro. Prendo aria, fuori aria. Prendo aria, fuori aria. Inspiro. Quattro ancora, prendo aria, fuori aria, tre ancora, due ancora, uno. Sollevo i tavoli da terra, inspiro, espiro, abbasso i tavoli, ok? Semplice, sollevo e abbasso. Sui talloni, giù i talloni. Ancora sollevo e abbasso. Ancora salgo su, vengo giù. Ancora quattro. Ancora tre. Mobilizziamo la colonna, cominciamo dall'alto. Srotolo giù. Ritorno su dal basso. Ancora, dall'alto. Torno su. Ancora due. Che consiste nel scendere a terra, cammino con le mani, arrivo sul plank e ritorno in piedi. Ok? Quattro volte questo. Pronti? Vado, scendo, giù. Cammino. Stendo bene. All'indietro. Tocco terra con i palloni, torno su lentamente. Graduale, ok? Ancora, secondo, scendo. Cammino. Stendo bene. Torno all'indietro. E in piedi. Ancora due. Giù. Stendo. All'indietro, un altro, all'indietro e su. Ok, chiudiamo il riscaldamento. Allora, bene, porta il ginocchio destro a terra in questa posizione. Bene, gamba sinistra davanti. Mano destra a terra. Ok? Ruoto su
E poi guarda me, cerco di toccare terra col gomito. Se non ci riesco mi fermo prima, 4 volte, ok? Su, ruoto, fuori aria. Inspiro, giù. Ancora, 3. Apri bene, giù. Ancora 2. Giù. Ancora 1. Cambio. Ginocchio sinistro a terra. Gamba destra avanti. Allungo. Ok, tutto da questa tre parti. 4 volte. Vado. Su. Giù. Due. Tre. Quattro. Ok. Allora, torna in piedi e cominciamo. Allora, quella sarà la prima parte, che poi in sequenza inizierà il tutto, è un walkout con leg pull, ovvero guardami. Ok? Allora, scendo, plank, eseguo 4 movimenti, tu ne hai visti 2 adesso, sono 4. Destra, sinistra, piede a martello, attivo il gluteo. Dopo la quarta ripetizione, torno in piedi. Scendo giù, altre 4 ripetizioni e poi rimango a terra. E poi cominciamo la sequenza a sedere. Intanto cominciamo da qui. Ok? Pronti? Giù. Cammino. Braccia tese, anche tese, addominali, pronti, gamba destra, piede a martello, fuori aria, uno, attiva il gluteo, giù, sinistra, giù, destra, giù, sinistra, torno in piedi, e su. Allora, una piccola puntualizzazione, chi di voi avesse tanta lordosi lombare, ogni volta che solleva la gamba, chiuda il mento sul collo, come per dire di sì. Ok? Altre. Si scende giù, mi fai altri 4 movimenti, poi restiamo a terra. Vado. Giù. Cammino. Destra, vai, braccio tese, addome, e 4. E 3. E 2 e 1 e giù. Ok? Allora, quindi il primo è walk in leg pull. Ok? Tornerò in piedi, scendo, lo rifaccio, resto giù. Allora, transizione side bend stretch. Quindi sulle ginocchia. Ok? Gamba destra, allungo tutto il fianco destro, 3, 2, 1, ritorno su, allungo di nuovo, stesso lato, 3, 2, 1, cambio, sinistra, allungo tutto il fianco sinistro. 3, 2, 1, ritorno su. Ok, un altro. Allungo. 3, 2, 1. Ok, perfetto. Adesso. A sedere. Secondo blocco. Mi metterò insieme. Roll down. Roll over. Roll up. Spine stretch forward in una progressione abbastanza classica che io uso frequentemente. Allora,
Guardami velocemente e poi la scomponiamo. Ok, il piano di riferimento è il sagittale, quindi è una sequenza in cui mettiamo insieme fondamentalmente la forza, ma soprattutto la mobilità, la flessibilità della colonna, ok? L'ultimo pezzo di questa sequenza adesso per cominciare diventa il primo, perché abbiamo bisogno un po' di mobilizzare la colonna. Quindi 4 volte spine stretch forward e poi cominciamo, ok? Poi cosa faremo? Proveremo a mettere insieme il primo pezzo con questo e poi andremo avanti. Ok, spine stretch forward, mobilizzo la colonna dall'alto. Hai due opzioni. Gambe in questo modo oppure divaricate, dipende anche un po' da come stai sul bacino, sulle gambe, ma soprattutto sulla colonna, senza forzare. 4 volte. Ok? Pronti? Dall'alto butto fuori l'aria, srotolo la colonna, mi aiuto con le mani, tipo ragnetto. E ritorno su a ritroso dalla parte bassa. E allungo, ok? 3 volte ancora, scendo. Ritorno su lentamente. A ritroso. Ok? Ricorda, se hai necessità, piedi uniti, gambe piegate. 2 volte ancora. Srotolo dall'alto. Ritorno su lentamente. Ok, l'ultimo. Srotolo. E ne ritorno su. Perfetto. Allora, adesso scendiamo a terra. Quindi un roll down. Arriviamo a terra, rollover. Rollover, attenzione, se hai difficoltà a mandare le gambe indietro, se hai molta rigidità muscolare sulle catene, estensore, quello dietro, se comunque devi tenere sotto controllo soprattutto lo cervicale, non andare all'indietro, comunque supporta il bacino con le mani, ok? Roll down, o braccia libere o mani dietro, 12 conti per arrivare da qui a qui. Pronti? 3, 2, 1. Via, rotondo e 1 e 2 e 3 e 4, mobilizzo e 5 e 6 e 7 e 8 e 4 e 3 e 2 e 1, eccoci a terra, braccia non troppo strette, testa a terra, gambe unite, ok? Sollevo le gambe, mi aiuto con le braccia. Vado all'indietro col bacino, con le gambe. Dove riesco ad arrivare mi fermo. Se ho bisogno, le mani qua. Mi fermo, apro le gambe, avanzo spalle, braccia tese, giù una vertebra dopo l'altra, la testa ferma. Ok? Riunisco le gambe e le piego. Le stendo a terra e le separo appena. Riporto sulle braccia, sollevo il capo, roll up, 12 conti, via. 1, 2. 4, 5, 6, 7, 8, 4 e 3 e 2 e 1. Stretch forward come fatto all'inizio, ok? Gambe separate o piedi uniti? Srotolo la colonna, giù lentamente. Ritorno su, ok? Rifacciamo un'altra volta, uguale. 12 conti scendo. Rollover, 12 conti salvo, stretch forward. Ok, poi mettiamo insieme con la parte iniziale. Ok, flessi col capo. Pronti? Roll down in 12. Via. 1 e 2 e 3, braccia ferme e 4, muovo la colonna. 5, 6, assiste la muscolatura. 7, davanti e dietro. 8, 4, 3, 2, 1. Braccia a terra, sulle gambe. Braccia attive,
up, su and over, oltre. Dove riesco ad arrivare, mi fermo. Gambe a pezzo spalle, braccia salde, giù le vertebre, la testa ferma. Ok? Piedi uniti, gambe piegate, stendo le gambe a terra. Roll up in 12. Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 3, 2, 1. Stretch forward, piedi uniti, gambe separate, dall'alto la colonna la mobilizzo tutta. E ritorno su a ritroso dalla parte bassa. Ok? Perfetto. Allora, facciamo la transizione per tornare in piedi. Rimettiti sulle ginocchia. Facciamo tutto a ritroso, ok? Allungo la parte destra. 3, 2, 1. Giù, cambio. Un altro. Parte sinistra. Giù, ok? Perfetto. Allora, ci aggiungiamo già un pezzettino, ok? Allora, ti chiederò leg pull 4, push up e ritorno in piedi. Torno giù, leg pull 4, push up e resto giù. Allora, ragazzi, mi raccomando, come sempre, se avesse necessità il push up, per favore ginocchia a terra, ok? Se hai un ROM, ovvero un'ampiezza di movimento abbastanza ridotta sulle braccia, preferisco che le tue ginocchia restino a terra, per evitare di sovraccaricare troppo. Ok? Allora, facciamolo. Vai, mettiamo tutto insieme questa prima parte. Vieni in piedi. Ricorda, scendo, walk in, leg pull 4, push up, torno in piedi. Lo rifaccio, resto a terra. Side bend stretch, destra, sinistra, scendo. Ok? E poi andiamo avanti. Pronti? 3, 2, 1, via. Scendo giù lentamente. Cammino, walk in. Pronti? Leg pull, 4, 1, 2, tieni il martello, attiva il gluteo. 3, tieni l'addome. 4, push up, ginocchia a terra, gambe tese, prendo l'aria. Fuori aria, in piedi e su. Ok? Da capo, scendo, giù. Ok, ci sei? Leg pull, vai. 4, piede a martello, addome. 3, se hai bisogno, metto sul collo. 2, 1. Ok. Ragazzi, push up, pronti? Via, inspiro, espiro, ginocchia a terra, ok? Bene, side bend stretch, uno per lato, allungo, 3, 2, 1, torno, cambio, allungo, 3, 2, 1, bene, ok. Allora, roll down, roll over, roll up, stretch forward. Uguale a prima, 12 punti per scendere, 12 per salire. Pronti? 3, 2, 1, vai. 1, 2, spalle basse, 3, braccia immobili. 4, mobilizza la colonna. 5, 6, 7, 8, 4, 3, 2, 1, braccio a terra, sulle gambe, roll over, pronti? Dove riesco ad arrivare? Mi fermo. Ampiezza spalle e gambe, braccia tese, testa a terra. Giù le vertebre. Unisco le gambe, piego le gambe. Stendo le gambe a terra, le separo appena. 12 conti, roll up. Vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 3, 2, 1. Stretch forward, piedi uniti, gambe separate, dal lato la colonna, mobilizzo.
Salgo su. Perfetto. Ok. Bene, allora, prossimo passaggio. Io te lo scompongo in due parti. Quella semplice e quella meno semplice. Ok? Allora, questo esercizio è un esercizio di mobilità nella sua versione semplice, diventa più di forza nella sua versione avanzata, laddove nella sua versione semplice io ti chiedo di unire i piedi e di eseguire questo, ok? Allungo. Il bacino immobile, senza sollevare. Allungo. Cambio. Lo rifaccio 4 volte in totale. Nella sua versione avanzata, guarda me e fatti già un'idea della progressione che dopo eseguirai a gambe separate. Su. Scendo dall'altra parte. Ok? Allora, se doveste avere dei dubbi per quello che riguarda le articolazioni, la forza in generale, lezione light, senza se e senza ma, ci vuole grip, quindi attenzione all'ambiente, meglio piedi nudi, attenzione a non scivolare, full ROM, quindi completa apertura, estensione completa di ampiezza, il bacino sale, 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 le gambe tese. Se hai già dei dubbi su questa esecuzione, per favore regredisci a quella più semplice, ok? Ricorda che il regresso non vuol dire peggioramento, anzi, in alcuni casi può voler dire fare le cose meglio, ok? Allora, proviamolo 4 volte in totale, 1, 2, 3, 4, ok? Se qualcuno di voi avesse già la condizione per farlo nella maniera avanzata, ok, diversamente, versione leggera. Ve le rifaccio vedere velocissimamente, leggera, più intensa. 4 reps, pronti? Make a choice, fai la tua scelta, pronti? Inspiro, espiro. 1. Giù lentamente. Cambiamo, quale che sia la tua scelta. Giù. Attenzione che questo braccio non sia troppo all'indietro, eh? Ok? Attenzione alla spalla, salgo, spingo bene. Spingo con i piedi, spingo con la mano, sul bacino, scendo, piego il braccio, d'appoggio, cambio. Ritorno giù. Ok? Allora, facciamo una roba. Rifacciamo roll down, roll over, roll up, stretch forward. Questo movimento laterale, poi andiamo avanti, ok? E andiamo con questa forza del core addominale. Pronti ragazzi? Mi metto davanti stavolta. Ci siamo? 12 punti per scendere. Pronti? 3, 2, 1, 1. Vai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 3, 2, 1. Braccio a terra, sulle gambe. Braccia attive, vado all'indietro, over, dove riesco ad arrivare mi fermo. Gambe a pezzo a spalle, braccia tese, giù le vertebre uno dopo l'altro. Testa a terra, snocciola le vertebre. Sacro a terra, gambe unite, piego le gambe, appoggio le gambe, le stendo. Sulle braccia, 12, continuo là, pronti, vai. 1, 2, 3. 4, 5, 6, controlla, 7, 8, ancora, 4, 3, 2, 1, stretch forward, piedi uniti o gambe separate, comincio dall'alto, srotolo la colonna, avanti, tocco terra con la fronte, ritorna su, lentamente, se hai difficoltà a toccare terra con la fronte non esagerare. Ok, side bend lift, o semplice, o avanzato, 4 reps, vai, 3, 2, 1, giù lentamente, se scegli la mia versione avanzata, cambia,
giù. Due ancora. Un altro. Perfetto. Ok. Tutto bene fin qui? Semplicissimo. Muovi un po' i polsi. Allora, adesso torneremo a terra e mettiamo insieme quattro esercizi di core, di addome, ok? Senza recuperare, uno con l'altro, tutti concatenati. Allora, il primo si chiama Heel Beat Supine. Starai a terra, una specie di handrail, ma invece di muovere le braccia, muovo le gambe, in questo modo. L'abbiamo già fatto altre volte, ok? Questo è il primo. Il secondo si chiama Single Straight Leg Stretch, una specie di sforbiciata assistita con le mani, ok? Adesso te li faccio vedere. Il terzo si chiama Bicycle ed è una pedalata, ok? Il quarto si chiama, prendendo in prestito un nominio francese, Changement de Jambe. È una parte di quel repertorio riguardo agli addominali che Pilates ha preso in prestito dalla sbarra a terra della danza. Però in ogni caso l'obiettivo è far bruciare l'addome, ok? Allora, guardali tutti e quattro, poi li mettiamo insieme, guarda. Il primo. Il secondo. Ok? Il terzo. Il quarto. Allora, come ce li andiamo a gestire? Il primo e il quarto a tempo. Primo e quarto a tempo. Il secondo e il terzo a ripetizioni. 20 secondi il primo, 20 secondi il quarto. 10 ripetizioni il secondo, 10 ripetizioni il terzo. Ok? Facciamoli e mettiamoli insieme. Pronti? Allora, ho le gambe in questo modo, la schiena lombare neutra, pronti, abbasso le gambe, pronti, batto il tallone ritmicamente, respirando, respiro, gambe tese, la zona lombare neutra, non è troppo inarcata, ok? Se fosse troppo inarcata tieni le gambe sollevate, respira fluido, niente apnea, niente apnea, 5, 4, 3, 2, 1, time, recupera, ok? Secondo esercizio, single straight leg stretch, modificabile, versione avanzata, versione semplice, 10 ripetizioni, se usi l'avanzata, tirati un po' su, tirando la gamba, sollevando appena le spalle, appena appena, 10, pronti, su, sulle gambe, la gamba destra giù per prima, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1, stop, ok? Bene, allora, cosa cambia adesso? Bicycle. La testa tra le mani e poi pedalo, 10 ripetizioni. Ricorda che in sequenza il recupero tra un esercizio e l'altro è 0. Ok? Pronti? Bicycle, si va e vai, e 1, e 2, e 3, fluido, e 4. E 5, e 6, e 7, e 8, e 2, e 1, su, recupero, ok, bene, 4, torniamo a tempo, 20 secondi ancora, scambio le gambe. Quindi, capo tra le mani, resta, le porterò sulle gambe, le abbasso e comincio a scambiarle. Pronti?
20 secondi via. Respira. Respira. Dai. 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 Dai, 20 secondi in totale, ci siamo quasi. Dai. 3, 2, 1 e stop. Ok. Bene. Allora, ti ricordo ancora una volta, in sequenza questi esercizi non avranno recupero uno con l'altro, quindi sono tutti concatenati. È come se fosse in verità una super serie, ed è una super serie laddove normalmente in fisiologia dell'allenamento una super serie illustra due esercizi messi insieme, questi sono quattro, quindi è un tipo un quadriset, quattro esercizi uno dietro l'altro a nastro. Il recupero è solo nel cambiare postura da un esercizio all'altro, ok? Allora, quindi, come si scende a terra? Abbiamo visto che la transizione ci porta a allungarci, a venire su da una parte, dall'altra, quattro volte, ok? A questo punto, per scendere, prenderai le gambe dietro e verrai a terra, ok? Allora, io ti faccio una proposta, ok? Proviamo a farli come verranno in sequenza, tanto abbiamo ancora un po' di tempo, ok? Poi vedremo gli ultimi esercizi e mettiamo tutto insieme. Allora, rifacciamoli tutti con la transizione. Quindi scendiamo a terra, primo esercizio 20 secondi, secondo esercizio 10 ripetizioni, terzo 10 ripetizioni, quarto 20 secondi. Proviamo a vedere come andranno in sequenza e vediamo come riusciamo a rispondere, ok? Quindi ricorda, se avessi bisogno di fermarti prima, ok? Mi raccomando, la qualità della respirazione continua. Pronti ragazzi? Prendo le gambe da dietro, scendo giù lentamente. Ok, mani dietro il capo. Posiziono le gambe. Viene a mantello, anche rotate, batto i palloni, via, 20 secondi. Siamo partiti. Lombare neutra, respira fluido. Batti i palloni, batti, gambe tese. Guarda i piedi, mi raccomando, a martello. Non troppo basse le gambe. Occhio a quanta lordosi hai. 4, 3, 2, 1, stop. Ok, single straight leg stretch, 10 ripetizioni, via, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1. Testa a terra, braccia a terra, sulle gambe. Braccia indietro, mani dietro il capo, bicycle, 10, pronti, via. E 1, 2, pedala fluido. 3, guarda le gambe, si stendono bene. 4, 5, 6, 7, 8, ancora 2, ancora 1, sulle gambe, abbasso le gambe, le incrocio, sforbiciata, 20 secondi, dai. Dai, 10 secondi ancora, dai, 4, 3, 2, 1, stop. Tutto ok? Allora, bene, allora ci mettiamo adesso un pezzo della sequenza che abbiamo fatto sabato. Se ti ricordi, sabato abbiamo lavorato molto più sulla mobilità che non sulla forza. Però riprendiamo in prestito da sabato una modifica di shoulder bridge. Adesso ci serve per riaprirci. Quando avrai finito questi quattro esercizi in sequenza e sarai a terra, guarda me. Usa shoulder bridge per poi aprirti in questo modo.
Quindi il ponte verrà su col bacino, braccio destro all'indietro, scivolo verso sinistra. Quindi ruoto il torace verso sinistra, il bacino rimane in alto. Mi aiuto con la spinta del piede. Quindi quando vado sul destro, braccio destro, spingo col piede destro. Torno giù e poi sinistro. 4 volte in totale, ok? E si sale, salgo. Braccio destro, scivola all'indietro. Poi vado verso sinistra, mi aiuto, spingo bene col piede destro. Ritorno e giù col bacino. Cambio. Su col bacino. Braccio sinistro, vado indietro, vado verso destra, spingo bene col piede sinistro. Mi aiuto, spingo bene la terra, ritorno e giù. Ok, anche ora 2 volte, uno per lato. Vado. Ritorno. Un altro. Vado. Ritorno. Ok. Perfetto. Allora, cosa mi fai adesso? Ho bisogno di una transizione che mi riporti a sedere e quindi utilizzerai l'esercizio di teaser, ok? Quello che magari alcuni di voi nel CrossFit conoscono come V-Up, in altri contesti si chiamano addominali V-Up Crunch o V-Up in ogni caso. Quindi salgo su, a V, quindi parto in apertura da terra e mi richiudo su, in questo modo qua. Ok? Allora, quello che cambia nel Pilates ovviamente sono i tempi sotto tensione, quindi non è esplosivo, è molto più lento. Lo coordino bene con la percezione del movimento, con la respirazione salgo su. Se hai difficoltà a tenere le gambe tese, aiutati in questo modo, ok? Sollevandole, piegate le mani dietro, ok? Proviamo, questo esercizio ricorrerà una volta sola, è un pretesto per tornare su, ok? Allora, siamo a terra, gambe unite, braccia indietro, gambe tese a terra, ok? Pronti? Inspiro su con le braccia, espiro su col capo e su con le gambe e appoggio i piedi a terra, ok? Riproviamolo, vieni a terra, riproviamolo lentamente, ok? Braccia indietro, stendo le gambe. Su con le braccia, su col capo, addome, su con le gambe, allungo la colonna e abbasso i piedi, ok? Riproviamolo ancora 2 volte, dai, vediamo di riuscire a farlo bene. Piano piano, terra, gambe tese a terra. Se hai bisogno, prima di stendere le gambe, tieni le piegate, è una lieve riduzione, ok? Pronti? Facciamolo l'ultima volta, ok? Quindi con la sequenza ricorrerà una volta soltanto, quindi dovrai farlo al top, ok? Giù. Gambe tese a terra, braccia tese all'indietro. Un bel movimento fluido, un inspiro circolare, su, addome, sollevo le gambe. 3, 2, 1 e appoggio i piedi a terra. Ok? Bene. Allora, una volta che siamo in questa posizione, andiamo a mettere insieme core addominale, gambe e glutei, ok? Cosa mi farai? Mi verrai su questa posizione. Quindi, braccio destro piegato, gamba di terra piegata, mano dietro, sollevo la gamba e la porto avanti, ok? 4 volte. Allora, l'esercizio è abbastanza intenso. Se hai difficoltà a mantenere sulla posizione, a fare 4 movimenti continui, ogni volta abbassa. Ti faccio vedere. Versione leggera. Ok, ogni volta scendo. Versione più avanzata. Non scendo mai,
Attenzione a come stai sul braccio, dalla spalla al gomito, ok? E cerca di non cadere verso terra, ma usa bene gli addominali, coinvolgili bene, attivali, ok? La gamba viene in avanti, tesa, piede al mantello, fuori aria, ritorno, inspiro. Mantieni bene il controllo e la concentrazione su ciò che stai facendo, senza tenere il capo rigido, ma allineato con lo sterno, con questa parte, un'unica linea. Quindi non questo, ma questo, ok? Come mi inclino, come il mio naso è in linea con lo sterno della gamba toracica. Proviamo, 4 per lato, ok? Gomito, allineo bene sotto spalla, attivo bene, qui già, gambe piegate, vengo su, mano dietro il capo, gomito al soffitto, stendo la gamba, 4 ripetizioni, vai, 1, ritorno e spiro, riabbasso oppure destro, attiva, 2, attiva, attiva, 3, ok, un altro, 4, giù, cambio, stira un pochino intanto, il braccio va lavorato sotto carico, in sequenza non stireremo, si va dritto, ok? Cambiamo. Ricorda la differenza tra un lato e l'altro, se hai bisogno di lavorare in maniera differente, procedi, eh? Non è detto che siano tutte e due uguali, dai, andiamo. Allineo, vengo su, attivo, pronti, via, 4, attiva bene, 3, la gamba di terra anche attiva, 2, spingi, spingi lontano da terra, 1, e giù, ok, stira. Benissimo, allora ci manca poco, ci manca un esercizio solo e poi abbiamo fatto. Allora, una volta fatto questo, quello che ti chiedo è di lavorare in maniera, diciamo, un po' quasi circense. Perché? Che cosa farai? Alcuni esercizi della disciplina nella loro lettura originale, nella loro versione originale, prevedono una serie di movimenti abbastanza complessi, ok? Questo esercizio si chiama crab e consiste nel lanciarsi, tornare con le gambe incrociate. Ogni volta che torno su cambio l'incrocio, ovvero guarda me. Partiremo ad esempio con la destra sopra, le gambe sollevate, tengo, braccia all'esterno, prendo i piedi, questa mano prende questo piede e questa mano prende questo piede. Quindi io mi lancio, ritorno e cambio, ok? Allora, cos'è l'aspetto circense di questa cosa che ti propongo stamani? Non è l'esercizio in sé, che è, forse per alcuni di voi è estremamente semplice. È come si viene in piedi, ok? Guardami un attimo, perché in sequenza dovrai pensare velocemente. Guarda perché. Alla fine di questa sequenza qui, vado e torno, secondo della gamba che avrò sopra, appoggio e vengo in piedi, ok? Quindi io ti devo la schiena. Allora, guarda me. Se hai la gamba destra sopra, ti giri verso sinistra. Se avrai la gamba sinistra sopra, ti giri verso destra. Vediamo tutte e due. Girarmi vuol dire tornare in piedi srotolando. Questa sopra mi aiuto con le mani, guarda un po' di lato. Questa sopra e su. Ok? Al contrario, questa è sopra, giro in questa direzione. Ok? Quindi tu verrai in piedi dando la schiena al monitor, ok? Io farò lo stesso. A quel punto poi ci giriamo verso lo schermo e avremo fatto, ok? Allora, proviamo un attimo.
Mi fai 6 movimenti, cioè 6 volte vado e ritorno, ogni volta che torno scambio le gambe, quella che avrò sopra detta la direzione dello srotolamento per tornare in piedi, ok? Pronti? Scegli tu. Prendo. Vado. 1. Cambio. Addome, spalle basse. 2. Cambio, addome, spalle basse. 3. Addome, spalle basse. 4. Addome, spalle basse. Ancora 2, dai. L'ultimo. Cambio e giro. E su lentamente. Ok, torna. Perfetto. Allora, io direi che a questo punto la sequenza è pronta. Ok, la facciamo tutta insieme a dritto, dall'inizio alla fine. Ok? Ricorda la parte a terra, quindi più o meno la parte centrale di addome, quei 4 esercizi sono da farsi senza recupero tra uno e l'altro. E ricorda, quello che possiamo chiamare recupero è il cambio tra la postura di un esercizio e l'altro, ok? Ricorda che la sequenza addominale hai 20 secondi sul primo, 20 secondi sull'ultimo. Gli altri due esercizi sono a ripetizione, 10 ciascuno, ok? Ti guido io un passo alla volta, ok? Quindi è necessario che tu venga in piedi. Ragazzi, cominciamo, ok? Giro le spalle 2 volte. Un'altra volta. Porto le braccia su. Fuori aria, giù le braccia. Sulle braccia ancora. Giù. Ragazzi, si scende, leg pull per 4, push up, si torna in piedi, via. Giù lentamente, cammino, plank, ci siamo, gamba destra, piede a martello, 1, attiva il gluteo, ritorno, 2, ritorno, altri 2, un altro, ragazzi c'ho un push up, inspiro, espiro, torno in piedi. Lo ripeti dopo il push up, resti a terra e c'è il side bend stretch, scendo, cammino, allineo, pronti, vai, leg pull, 4, attiva l'addome, gamba tesa, piede a martello, 3, ok, 2, 1, ragazzi push up, ginocchia, side bend stretch, uno per lato, destra, allungo, 4, 3, 2, 1, cambio, side bend stretch, allungo, 4, 3, 2, 1, ok, bene, 12 conti, roll down, poi roll over, 12 roll up, stretch forward. Pronti? 3, 2, 1 e vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 3, 2, 1. Roll over. Dietro. Braccio tese. Ampiezza spalle e gambe. Giù lentamente, braccia tese, vertebra, vertebra, bene, piedi uniti, gambe piegate, gambe a terra, stendo, sulle braccia, roll up in 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 3, 2, 1,
1, stretch forward. 3, 2, 1, side bend. Ti ricordi o solo allungamento oppure vengo su, pronti? 4, su, 3, 2, 1, scendo. Cambio. 3, 2, 1, giù. Attenzione che la mano del braccio teso non sia troppo all'indietro, ok? 3, 2, 1, giù. Cambio. 3, 2, 1, giù. Bene. Allora, dobbiamo venire a terra. Abbiamo una sequenza di addome. Sulle gambe, scendo. Ragazzi, 4 esercizi, recupero 0. Kill beats, 20 secondi, via, batti i talloni. Respira bene. Respira. Batti i talloni, gambe tese. Addome. Addome. Batto, batto. 10 secondi ancora. Ok? Batti, batti. Batti. Ancora 4 secondi. 2, 1. Single straight leg stretch. 1. 2, ricorda le mani sul capo se hai bisogno. 3, e le gambe piegate alternando. 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Testa a terra, gambe su, braccio a terra, bicycle, giro con le braccia, mani dietro il capo, bicycle, via. 1, pedalo. 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, sulle gambe, incrocio, abbasso, changement de jambe, scambio, 20 secondi. Occhio a non abbassare troppo, respira, tieni bene l'addome, dai, 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 10 secondi ancora, dai, tieni duro, dai, 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 4, 3, 2, 1, stop, giù, shoulder bridge, contorsione, su col bacino, braccio destro va all'indietro verso sinistra, spingo col tallone destro, ritorno giù, cambio dall'altra parte, giù, ancora due, ancora uno, spingo bene col tallone, ritorno giù, ragazzi, teaser o V-up, stendo le gambe, faccio tutto a gambe piegate se ho bisogno. Usa bene l'addome. 3, 2, 1 e giù. Ok. Buono. Side back kick. Lato destro. Ok. Su. Pronti? 1. Torno giù se ho bisogno, se no rimango su. 2. 3. 4. Giù. Cambio. Pronti? Su. E vado. 4. 3. Spingi bene con gli elementi a terra, braccio e gamba. 2. Tieni bene il core addominale. 1. Giù. Crab. 6. Ok? Pronti? Vado. E 6. Cambio. E 5, cambio, e 4, cambio, e 3, cambio, gli ultimi 2, cambio, l'ultimo, cambio, ti ricordi la direzione? Giro, e vengo su lentamente, stai dando la schiena al monitor, ok? E salgo su lentamente. Ok. Adesso tu stai in piedi, resta in piedi.
Muovi le spalle. Inspiro ed espiro, percepisco la qualità del lavoro svolto. Giro spalle. Ancora. Vado a sollevare il braccio al soffitto, prendo l'aria. Espirando le abbasso. Ancora due, inspiro. Siamo in piedi, eh? Uno ancora. Prendo aria. Fuori aria. Ok. Poi prendo il braccio destro, non troppo in alto la spalla, senza ruotare il torace. Porta in trazione verso di te, spingi la spalla leggermente all'indietro. E abbasso. Cambio. Ok. Srotola la colonna, sei in piedi, ricorda, ok? Lentamente, fino a toccare terra con le mani. Sollevo le braccia al soffitto inspirando, espirando le abbasso, uno ancora, inspiro, abbasso le braccia, espiro, giù. Ragazzi, grazie mille, grazie a tutti, spero siate stati bene, spero vi sia piaciuta. Io ogni volta nel rispetto della disciplina vi proporrò varie soluzioni un po' più intense, un po' più dinamiche, a volte un po' più morbide, magari più sulla mobilità e sulla flessibilità, oppure più nella direzione più storica della disciplina, quindi dove la forza e anche l'endurance a volte prendono il sopravvento, sempre, ripeto, sempre in quelli che sono i crismi, i canoni della disciplina. Ok? Grazie ancora, vi auguro una buona giornata. Quando volete potete rifare questa lezione perché è sempre online. E noi di Evolution vi aspettiamo qui più tardi alle 18 con Orazio Evo Circuit. Ragazzi, un bacio, a presto.